Vi avevo già parlato delle fiamme gemelle, ma ci sono anche altri tipi di coppie a cui vi avevo accennato, e sono le anime karmiche e le anime gemelle. Qual è la differenza? La maggior parte delle coppie pare che siano legate a legami karmici. In realtà questi tipi di legame nascerebbero per sciogliere dei nodi, scusate, appunto dei karma, dei problemi che ci portiamo da vite precedenti. Molto spesso, comunque, le coppie karmiche non riescono in realtà ad avere un rapporto pacifico e sono in un perenne scontro. A differenza invece delle anime gemelle, che sembra siano proprio anime affini, praticamente il vostro miglior compagno di gioco, quello con cui avete moltissime cose in comune, con cui andate d'accordo, con cui vi capite al volo. Insomma, forse delle tre coppie, la coppia sicuramente migliore, perché non ci sono poi questi scontri. La terza coppia è forse il mix tra le due e sono le fiamme gemelle. Questa coppia vive sicuramente lì il rapporto più intenso, nulla a che vedere né con le anime gemelle né con le anime karmiche. Un rapporto, abbiamo detto, in alcuni sensi simbiotico, con fenomeni di déjà vu, un'intesa pazzesca almeno durante la prima fase iniziale. Praticamente la stessa anima divisa in due, ma allo stesso tempo anche delle diversità apparentemente incolmabili, incolmabili. E questo porterebbe a degli scontri pazzeschi tra questa anima divisa in due individui. Mi sono chiesta se fosse così importante poi etichettare questi tipi di rapporto. Io non credo, non ne capisco e non ne vedo la necessità. A tal proposito, vi volevo leggere un estratto di una, secondo me, delle più belle lettere d'amore mai scritte, ed è di Fabio Volo. Sto molto bene da solo e la mia vita senza di te è meravigliosa. Lo so che detto così suona male, ma non fraintendermi. Intendo dire che ti chiedo di stare con me non perché senza di te io sia infelice, sarei egoista, bisognoso e interessato alla mia sola felicità. E così tu saresti la mia salvezza. Ti chiedo di stare con me perché la mia vita in questo momento è veramente meravigliosa, ma con te lo sarebbe ancora di più. Ecco, io credo fondamentalmente che l'amore, quello autentico, sia questo. Mi chiedo se nel bisogno di alcune persone di etichettare a tutti i costi il loro tipo di rapporto in anime gemelle, fiamme gemelle o karmiche, o anime compagne, ci sia in realtà solo il bisogno o la necessità di dare una spiegazione o di credere che il loro rapporto magari in un certo senso sia speciale. Non lo so, io forse non ci arrivo, forse sono una persona troppo stupida per arrivarci, però fondamentalmente credo che l'amore dovrebbe essere una cosa piuttosto semplice. Allo stesso tempo sì, anche complicata. Ma certamente, come dice Fabio Volo, qualcosa che ci migliora la vita e non ce la peggiora. E che sicuramente non dovremmo usare strategie di tipo seguire corsi o cercare di elevarsi chissà a quale guida spirituale per arrivare all'intento di avere qualcuno che magari non ci vuole. Mi ricordo a questo proposito un film che diceva, che si intitolava La verità è che non gli piace abbastanza. Forse sarebbe sano un po' per tutti guardare questo film. I rapporti umani sicuramente sono sempre complicati e non si possono ridurre a due semplici parole. Però io credo che al di là della differenza di fiamma gemella, anima carmica, anima gemella,
o qualsiasi altra etichetta gli vogliamo dare. Le ferite tutti le abbiamo, non importa essere fiamme, tutti abbiamo delle ferite da sanare e da guarire. Il percorso che dovremmo fare individualmente per cercare di migliorare sicuramente riguarda non tutti, non solo le fiamme gemelle o le anime gemelle o le anime karmiche. È un discorso personale che va al di là della coppia. Ed è ovvio che se non siamo in pace con noi stessi, se non siamo realizzati in ciò che siamo, e che se nell'altro proiettiamo solo i nostri bisogni, e allora non c'è un futuro. Non lo so, spero che il discorso vi sia abbastanza chiaro. Se così non fosse, lo riprenderemo. Intanto vi chiedo di lasciarmi come sempre un bel like di supporto e se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, presto presto.